Aspetta. Dai, andiamo. Sì. Do maggiore, si minore, la settima do. Sì. Re maggiore, si minore, la settima fa. Perché li vede? Si minore, do maggiore e ci metti l'atomica, vedi? L'atomica. Sì, metti l'atomica. Do minore, si minore, fa sol settima, do. Metti il fa. Metti il fa. Se c'è do, cosa metto il fa? Ma metti il fa. Vedi, vedi che non ci sta il fa. Siamo all'altro sta. E non ci sta il fa, metti un do. Ah, siamo in collegamento, scusate, stavamo... Ma, cioè, ma sarebbe stavo facendo le prove, perché siccome io sono diplomato al conservatorio, devo dare anche ai ragazzi, sono uno spartito umano praticamente. Sì, no, grazie. 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 Ma no, grazie. Ma lei è schizofrenico con gli accordi, le note, tutto il resto, cioè, si minore. Non so come dirle. Va bene, ma io sono triste perché questa è l'ultima, e sono contento perché è la finale. Ma non è contento perché hanno tolto finalmente il microfono al notaio? L'ultima sono felice, veramente sono felice, soprattutto non abbiamo sta voce fuori campo. Si sente lo stesso, si sente lo stesso. Adesso, ma perché deve essere sempre presente? Non la vedono poi. Lasci chi se ne frega, meglio che non vabbè, io, a me mi mancherà Raffaele, mi mancherà Stefano, mi mancherà la cucina, questo locale, mi mancherà questo pubblico meraviglioso, mi mancheranno i club sandwich. Mi mangerà, mancherà. Mancherà, 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 mancherà. Vede? Ogni occasione è buona. Però, ma vogliamo dire, perché c'è questo collegamento? Ma, perché se no la gente per dice... Per invitare, per salutare, perché Ray. Francamente, certo, per salutare, per invitare, sì. A me piacerebbe tanto. È un epitafio. È un invitando. Come si usa? Perché questo è l'invitando. Mi piace, bravo Ray, però peccato che proprio nel finale gli è venuta lo so, scusa. Invitando, ormai è finito. Invitando. Ma alla fine che si vedono i campioni. Ma è una, questa è una specie di arrivederci comunque. Diciamo. Salutando. Non è un addio. Non è un addio, ma non lo so, io guardi, il 3 maggio devo andare a fare un istologico, ma quindi sì, ma non lo so che c'entra, ma cosa c'entra, e quanti comunque, mesi le rimangono, non ci racconti, ma, sì, ma smettila anche allora tu. Voglio allora, dire però prima fa la lapide, ci piacerebbe anche chiudere questa sera visto, per invitare la gente. Ma venite, perché può essere l'ultimo, evidentemente potrebbe essere l'ultimo. Non gliela accendere, sono quelle cose da scuola elementare. È uno scemo. L'ha portato lei, però. Scusi, no, l'ha portato lei. L'ho portato io, ma da tagliare. Comunque, scusi, ma cosa stava dicendo? Ray, scusatemi, cosa stavate dicendo? È l'ultima puntata di Canzonando. Di Canzonando, la finalissima. Finalissima. Ci piacerebbe chiudere. La finalissima vedrà scontrarsi. Lo ricordi lei, perché è una cosa ufficiale. Sì, allora diciamolo, perché non è un segreto. La finale è Nicola Di Bari, ovvero Michele Scomegna, detto Nicola Di Bari. Detto Colino. Detto Nicola Colino. Versus, che in inglese, anzi in latino, vuol dire scontro. Versus vuol dire guerra, contro. Battaglia. Guerra diretta, da cui avversario. Quindi vuol dire guerra. Da cui avversario, attenzione. Da cui avversario. Avverso. Certo. Va bene, ma se vogliamo dire, ho studiato latino anche prima so di che lei. Lei fa piacere quando sì. Possiamo mettere nella condizione di raccontare anche la sua formazione classica. Sì. Latinista, questo, un latinista, no? Il dottor. Mi fa piacere che lo sottolinei, ma sì. Sei un amico. Comunque, versus Fabrizio De André, cantante genovese, purtroppo cantautore genovese, purtroppo scomparso. Quindi, diciamo, se possiamo dire, due giganti della musica italiana. Ecco, lo possiamo usare questo aggettivo, dire, certo. Gigante, gigante. Siamo due giganti. Due giganti. E noi per fare questa gara abbiamo bisogno di un guardi pubblico che bello, gigante. C'è anche Raffaele. C'è anche Raffaele. È bellissimo. Vede, anche gli addetti ai lavori. Perché possono qui scoprire. Sembra che le cose accadano per caso, ma qui dietro c'è un lavoro, c'è un lavorio pazzesco. Gran parte lo fa il notaio. Non voglio prendermi dei meriti. Gran parte non... del lavoro di preparazione lo fa il notaio. Vabbè, io nel suo studio. Ha detto all'organizzazione. Poi addirittura stasera avremo due, non dovrei anche degli dirlo, effetti speciali. Due abbiamo. Storici, non uno, due, perché sente finale. Diciamo, uno storico e mezzo, come i giganti, dai. Uno storico e mezzo, un gigante e mezzo. Comunque, non tirunchiamoci, ma invitiamo la gente in questo bellissimo locale, il Boffi, il corso.
Sommelier 12, noi sì, non mi interrompa. No, non la volevo solo aggiungere. No, mi interrompe. Non l'ho interrotta. Dottore. Allora invitiamo questo pubblico. Interrompe. Ecco. No, volevo dire che è importante però che stasera, visto che è la finale, noi vogliamo finire con tanta gente come si usa oggi. Ma, come certo, si usa ma io oggi. Arrivavo a quello, al dunque. Sì, ma non lasci arrivare, no? Bravo, notaio. E lei da redarguire. Poi ma questa cosa dalle primarie è stata... Il cartellino giallo. State deragliando. Io non sto facendo niente, sono qua zitto. Sembra, zitto. No, sembra, è da redarguire. Mi sembra il PD di Orfini, guarda, di Renzi Orfini. Io non vedo l'ora perché dopo lo show stasera ci sarà il festeggiando. C'è il festeggiando. C'è il festeggiando. Perché chi vince? Sì, no. Certo. Ecco, se bene, sapevo comunque, portavo qualcosa. Comunque, cari amici, vi invitiamo questa sera in questo momento di anarchia che ognuno parla. Esatto, volevamo invitarvi in questo bellissimo locale, il Boffi, birrificio dell'Officina Ferroviaria, Corso Sommelier 12. Questa sera, prima per la cena, intorno alle ore 20 si inizia a cenare, e poi ci sarà la finale di Canzonando, Nicolò Di Bari contro Fabrizio D'Andrea. Noi vorremmo vedere non questa platea piena, ma noi la vorremmo vedere ripiena, proprio ripiena come gli agnolotti. Bravo, perché è quello che merita non tanto noi ma voi e questo locale che ci ha ospitato per 5 anni. Adesso non ci possono più vedere. Ma non dica così. 5 ma anni. Ma è vero, ma perché dici sì? Queste cose? Anzi, certo. No, pensavo che comunque 5 anni ci hanno ospitato. Ma attenzione. Vogliamo lasciarli con il nostro pubblico, invitandoli a venire numerosi Corso Sommelier 12, con una canzone così. Con un cavallo di battaglia. Con un cavallo di battaglia. Ecco, allora, perché lei deve parlare? Perché deve sempre dire stupidate? Ma no, io volevo agevolare l'introduzione. Va bene, cavallo di battaglia. Ci mettiamo un po' di vaselina. E in questo periodo che è pieno di vegani non va bene, che poi... Non lo so, una barbabietola di battaglia. Allora, ma in modo facciamo sei ottavi. One, two, three. Questo è one, two, three, carpaccio. Sì, allora, perché Martino era proprio perso da un'altra parte. One, two, three, bam. Perché tu, io lo so, sei ricco. Aspetta. Va bene, ma poteva anche fare. A me piace quando lei è più jazz, quando improvvisa. Non è il caso che ci faccia. Un testo non si improvvisa. One, two, three. Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me. Riderà. Tu falla ridere se vuoi, perché non se può. Chi l'ha chiamato? A tra poco. Io prendo un club sandwich. Addirittura? Sì, mi è venuto a fare. Ma non dica queste cose pubblicamente. Va bene, lei cosa prende? Un hamburger? No, pollo? Io faccio una cosa vegana. Un vegan. Va bene, a tra poco. Qui si mangia benissimo, è roba anche di sceriffi. Quindi vi aspettiamo.